Vetri e sembra più un pollaio. Egli è perché io son povero un canna, col pane e vino al freddo di febbraio. Onello! Mi sembra che dal cielo caschi una mano. Cosa c'è a queste mani? È carbonaio lui, eh? Muovo, si son venuti a trovare. Sì, no, ma... Che fa qui? Questo è per l'ora. Ce l'avete cantine? Io no. Beh, si è messo male. Sì. Me l'ha portato via tutto il cacciatore. Il cacciatore? Mamma mia, ragazzi. Madonna. Che gente ci gira da questo parte? Poi la vedi, poi la vedi. Poi la vedi chi ci gira. E piuttosto, ma che te ne fai di tutti questi centri? Oh, a chi li dai? Io li faccio, poi vedi tutta sta gente qua. Oh, ma da quanti sono? Qualcuno li comprerà. Quando è finito lo spettacolo? Quella mia che vado avanti a comprare, da fare la spesa nei pozzini, plastica, eh. Non ne voglio vedere più. Oh, guarda lì la scritta. Mi dici una cosa? Ma te sei sposato, no? Ma dice. Oggi vai a casa a mangiare. Non l'hai capito, vai dove vuoi andare a parare. Tipo, a mangiare, se riesco a vendere qualche cesto, perché se non li vendo, non si mangia. Finito lo spettacolo, pigliatemi i cesti, se no sa rifare come. Caro Minello, senti un po' Anello, di chi è questo vino? Ma... bravo, allora devo un po' anch'io, ecco come sono te. Allora, come quello lì? Madonna, ma dice! Ma tutti qua! E qui io aspetta, ma come ti chiami? Io mi chiamo Giacomo Ranieri Barzanti. Giacomo Ranieri Barzanti, con questo nome c'ha una unignolaia di tuo figlio! Io te la racconto. Chi era? Accetto. E non si sente? Voi sentite? No! La lingua piglia! Se la lingua piglia! La lingua piglia! Via! Holding, fissing, meeting, leasing... Vai, sei partito di cervello, vedi? E l'antidoping, il pressing, il dribbling. Giulio, ma pigli per il culo te. Stai buono, con queste ossa te non c'è feeling. Tutte parole nuove da sapere. Del capo ti ci vengono più pinning. Se non sei in inglese ormai non vale granché. E passe, le passe, ancora te le passe. Passe la dici? Quella sì è nostrana. Come se l'italiano un bastasse. Quanti termini c'è alla mediana? Li piglia tutti in full, dural e pass. Lingua italiana? Sì, ma gran puttana. Grazie.
cacciatore? E chi sei? Non c'è più nulla da cacciare, non c'è nulla, forse ha sparso il fucile, se vuoi sparare. E oh, anche quelli mi sono spariti tutti. Sei cignato, vedi ci sono. Allora, e via, tu parli più forte, non fare gente, mi tocca andare laggiù a dinnelo. Che sono due che uno che c'è a destegno, credulo. Metti i piedi per terra, non scalza. Se te sei nato pesce o sei scorpione, non puoi ampiare tu per salvare. Te sei così, sarai sempre orione. Si tenta di fare un saluto in ottava rima e si chiude. Qua la maestra e di là Pierino, vieni io ti voglio interrogare, anche oggi tocca a me, io Bonino, uno mi ha fatto un tempo a studiare. Secondo me te vuoi far furbino, ma io non mi posso sentir sempre e brontolare. Ti faccio, dimmi il nome del Carducci, un re stanchetto. Io Bonino quello so, e Castagnetto. Quell'anno lei ha posato un fiore, la magica cittadella che arrivi fino al mare. Si è fatta un pescatore, sarà un bacio d'amore. Sei di Grindella Sassetta, e vengo da qui, da un paese più vicino che è Sassetta. Ti saluto a porgere... Sono venuto a porgere i miei saluti a due paesi che sono qui, Avane, che sono questi, e Castagneto, che sono quelli. E sono venuto a unirmi. Questo quello, fare sotto. Sono venuto a unirli per una poesia. Questa poesia, che la conoscerete di sicuro, è Faida di Comune, che l'ha scritta un messer Giosuè Carducci, che è stato uno. Qui ci ha vissuto, ovvero ci ha passato. Ma tigrin della Sassetta, facce d'anima cattiva, trasse a corsa per i capelli un lucchese che fuggiva, e la spada delle reni una volta due rinfisse. T'insentì dentro quel sangue e sulla porta il rosso scrisse: manda a te, buon turo dati, che i lucchesi hai consigliati alla porta San Friano questo saluto. Il popolo pisano! Apostrofo Aveggio è la posta, quindi è un Aveggio. Ok, allora questo è il contrario della guerra, che sarebbe la poesia, questa è la poesia, questa qua. Questa è una poesia, una poesia, ragazzi, a me mi sembra antegami. Quando si parla di similitudini, voi non sapete neanche se sia una similitudine. Lo sai che cos'è? Lo fatto lo scienziato. Sì, certo. Allora, devi dire così, dimmi. Ma la poesia è fatta con la carne e l'odore? Sì, quella dei grandi poeti, D'Annunzio, poeti antichi, Carducci, Neruda, Pasolini. Quella è la poesia fatta con l'odore e il sangue del poeta, però ci sono anche altre categorie di poeti che sono le categorie quelle più vere, sono quelle di quelli che scrivono la notte, o quelli che sono... E più io, ma... Quelli sono dimenticati. Quelli dimenticati, ad esempio, per restare... Io voglio leggere 3-5 righe di questo poeta dimenticato. Ascoltate la poesia, ascoltate questa poesia. Mi tocca, i colombi li scorgi ora e già sono nuve d'argento.
non c'è tempo a starli a ammirare. Se passano alto, un suono d'arpe li porta all'isola del mare. E li porta stamani una lena più forte, un impeto che è quasi uno sgomento, che è quasi come se un branco rombasse una morte cupa, un turbine di vento. E scendi ora passando attraverso solatini tranquilli e una voce infinita che è l'ansia dell'uomo. Ma dov'è l'uomo? L'uomo è lassù, dove tendono le sue vertigini e dove il suo cuore non sa. Lassù dove c'è l'ignoto degli altri che si accendono. È una poesia bellissima, sconosciuta. Io vi invito ad andare a cercare, dove vi pare, queste Emilia Agostini, perché la poesia è nascosta sottoterra nelle pentole. Riaprite le pentole. Ora, però, sempre per restare Carducci, e questo Emilio era un bel pezzo, qui c'è tanti Avanesi, no? E Carducci fa una cosa bellissima quando scrive di Avani in Faina, no? Quella di prima, no? Questo sogno fantasmagorico, no? Questo sogno che entra nel foglio. Questo sogno. Ci sta anche ancora se ci volete rilevare. Questo sogno antico, questa foglia, voglio scartare un dado mio. Un dado mio. Ma dimmi, ma cosa c'è un dado con la poesia? Ora dato ce l'abbiamo in sala, ma insomma, c'è la poesia, c'è cosa. Un dado mio, guarda, eccola, andate a sentire, Oh, è arte, questa è arte. Ci siamo trovati oggi da